tutti insieme in te che azzutte, ascoltare une storiute, con ti giù se musti di, ogni di si fa così, tutto il miel do frantullan, non sta piedi di papà, non sta là lontan, lontan, sta fer chiacchia la mamma, tutto il miel do frantullan. All' arrivat, sior timp! Non indovinares mai c'è che mi è succeduto. Dai, su po, provai a indovinare. Ah, giusto, non potes farlo fin quando non dopri la mia famosa formula magica. Fas un passadrete e poi un geromete, tocchiti la lingua, metti un dettaglio chiaf, concentriti un evore e siere cu la claf. Chiali mio, soi biel, ti porti un enigma e anche indovinel. Allora? Allora? Non veso anche mo indovinato, ma c'è mutis al possibile, eppur alle così evidente. Chi ha light me? Chi ha light me? Va bene, us do un suggerimento. Io, proprio te io, sono stato il giudice per fare il giudice al campionato del mondo de chioccolate. O sono stato il giudice tra miars e miars di esperti di chioccolate. E saveso perché? Perché che il mio voli al vioti il suo color. Perfetto. Il mio nas al nulle il suo profumo. Aromatic. La melenghe. E cerce la chioccolate perfette. La meman. E tocchie la dolce misture e la me orele ascolta il rumor de chioccolate quant che tu crustulis e tu gramolis dal sicur i miei sensi sono un evore di sviluppazza par cognossi la mior chioccolate dal mondo e vo altri se veso i cinque sensi di sviluppazza vonde. Cebuine. Maman! Storie di Marilù e dai cinque sensi. Proprio te biele queste storie. Sas tu, arbol di mamma, e fevele di une fruttine che hanno un Marilù e che chiate tal sottorziona cin personaggi une vore stranis. E un arbol savi che i fasaran capì c'è tanti srobis importanti sui nestri cin sens. Sas tu quai casò? La viste? L'udite, il tast, l'odorat e il gust. C'è bien calzare se anche tu potessi sfevelarmi ogni tanto. C'è spettacolo che sbosca. Chissà se arriverai a viodi gli spaveis che si platin da urda gli arboli. Oh, oh, veleca! Oh, c'è maravè! Oh, c'è spettacolo de nature! C'è fortunate cosa istate! Mandi, sior voli! Cosa sei tal dis, ma
a lei un evore strani vi odi un voli a tor di persone. Oh ben, picciolo e insolente che non tu sei s'altri. Per tua informazione tu has di sapere che no altri svoio podin là da pardut e che non vin di bisogno di nue e di nessun. Scusa, non volevi offenditi. O stavi dome di sin che par soliti voi a stan ben plantas des musis des personis in bande dal nas e so des ceis. Postai, ma visiti così no la par più importante dal cuor. E parcè? Parcè la più importante. Has tu viedu ce bieli spaveis coloradis ca son culit al bosc? E has tu viedu ti ucei ca svolin ad alta al cil? E li smusis dai tiei amis? Allora dimmi, cui ti fasi al vio di dut chest? Tu has proprio te reson, sior voli. Forsi tu se sparda bon tu, la part più importante dal nestri quarp, se mi dian di te o podin fa dut chest? Finalmente s'intendim. Alla dije sì, proprio t'un pic. Però, alle ben platada urdes fueis. C'è via le musiche calfas. Mi ordi un percussionista. Oh, beh! Bondis, signore Orele. Che fasi tu di besole in tal bosco? Perché? Ti pari al forsit che io vedi di bisogno di compagnie? Chiale che a me non mi covente nessun. Di besole puoi spa' tanti srobis. Ah sì? E ce puoi mai fa un orele di besole? Mi dian di me tu puoi ascoltare la musica, per esempio. E senti gli sbos dai tuoi amici e parenti. E conosci gli slor differencis, o ascoltarci pa dai ucei. E è vero? Forse te è proprio te vero. Tu sei tu la part più importante dal nostro quarto. Tu puoi dirlo a fuart. C'è bel prat. Lei è così fof che mi è venuto a voi di distirarmi. Oh, beh, ma le sorprese non sono anche mo finite per voi. Bundi, signore Man. Bundi? E che fasi tu sentate partire? Ho polsi un momento sulla erba. E è così foffe. Sastu, è così biel senti la sua chiarezza dolce su tutto il mio quarto. Oh, sai ben, che crodis tu? Alle proprie midian des mans e de piel che tu puoi dissinti troppo che le mulisiti il muscoli? O so io a fatti sinti c'è che le ruspi, c'è che le slis, c'è che le chianto fred? Magari come tu mi disaras che tu... O so, la part più importante dal quarpio. Vecca, e lo sapevi io. E anche sior Voli e siore Orele han dit la stessa robe. No, tu has diffidati di che i doi? A son un evore presuntuos? C'è giornate strane. Ma quest... Alle dal sicuro il profumo di una des mes caramelli sal limon. Ah... E sarà dal sicur dentro te borse. Oh, Aleca, c'è anche gole. C'è buina. E tu? E tu la vegni sto fur? Ma o sei sicura che tu mi disaras che... Oh, sono venuto fur perché tu mi has doprat. Ti saras tu ben in a quarte, co sei la part più importante dal quarto.
Pensa c'è tanti srobis che tu puoi disfa con me. Riconosci il profondo srosis. Nasal buon odor dal pan appena disfornato. E la caramelle che tu hai in bocche. No tu le varesi dal sicur, chiattate se non fosse stato io. Forse tu hai proprio ragione. La carne. Calme, calme, calme. E ci stai visto per di? Tu hai di sapere che il profumo al pan appena disfornato non le nue a confronto col suo sapore. Gusta. Mastia. Vuoi li stumetti? E la tua caramelle? C'è gusto baresi e mai cence la bocche? Forse anche tu tu hai la tua parte di reso. Dome che... Becca, come proprio non arrivi a capire più i nuovi. Sastu, arbol di mamma, come io proprio te non sai più a cui qua di crodi. Qui s'altra che è cinc il più importante. Si orvoli e dunque la vista, si ore orele e dunque l'udibe, si ore man e dunque il tast, si or nas e dunque l'odorat, o si ore bocche e dunque il gusto. Pensa, pensa, chiare d'aria, ai feste dal tuo compleanno. A ieri in tanti amici, donne di te, tanti smusis di chialà. E po' dopo, c'è tante ghionde, sentiu tutti antai auguri sintor di te. E tocchia, tutti pacus, per capì c'è caliere dentri. Ioi, c'è bon il profondo torte cui mi luce, e c'è bon il suo savor. Sigur, i senza son cinque, e alle biel se tu pensis. Cui ti hai voi, tu puoi disviodi. Culi sorelis scoltai rumors. Culis mans tocchiai oiez. Cul ton as nasai odors e cula bocce gustai savors. I senza han qualitas differentis. Ogni dun al suo lavor. Ma dome quanca lavorin insiemi e ie par da bon fieste. A formin un biel cor. Con la direzione di due maestri di eccezione, il cerviel e il cuor. Ah, e è vero! C'è bien le feste che è stata in che volte. Tutti i miei sensi mi hanno aiutato a stare un evore bene. No, 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 non potresti immaginare di fare di manco di nessuno dai miei cinque sensi. Arbol di mamma? Falio? O tu mi has fevelato? Venha por favor.
Fasin un giuc. Io di, se o se sbois d'indovinà, in dis secots, quali scasson tra questis li si magins ca rappresentin i cinc organs di sens. Ven a stai li spars dal quart che han a ce fa cul l'udide, cul la viste, cul tast, cul gust e cul odorat. Se so prons, allora, vie! Lis imagins, che rappresentavin gli organs di sens, a ieri inchestis, l'orele pe uldide, i voi pe viste, la lengue pal gust, il nas par l'odorat, e lis mans pal tast. V'evis indovinat, allora bravs! Dottor! Dottor, mi si vile un orele! Poc mal, quanche scomenciarà a batti gli smans che mi clami. Sastu vidi, vuè mi è succedute une robe straordinarie. Mi so indurmidide finin di lei une biele storiute sotto l'arbul di mamma. Pense che tal sium, l'arbul di mamma mi ha fevelat e mi ha aiutato a capire che i nostri cinque sensi sono una vera importanza e che insieme sono una forza. E tu? Che pensi tu? Arrivaresti tu a fare di manco di un di loro? Lo chiapparai per un no. Mamma! Ieri vade la giornate, pasarimo l'eridate, cum bravure io t'altis, la mia tu parinchia mis, tutti insieme in te che azzutte, ascoltarimo le storiute, conti su se musti di, ogni di si fa scusi, tut pri miel do crampullan, non sta piedi di papà, non sta la lontan, lontan.